Ciao a tutti, amiche ed amici di YouTube, Luna Rossa Family, valorosi abbonati, amici dei gruppi chiusi, Andromeda 1, 2, chi si è appena iscritto al canale e chi oggi qui di passaggio, ben trovati tutti quanti, i sostenitor, gli amici che sostengono il canale anche con i super grazie. Amici, benvenuti e bentrovati. Indovinate oggi cosa facciamo? Io ancora il titolo non lo conosco, ma utilizziamo due mazzi di Sibille, la Sibilla italiana. Allora, pensate ad una persona, concentratevi, fate un bel respiro, ok? Dal naso, espirate dalla bocca, oppure potete anche fare una respirazione per qualche istante bocca a bocca, cioè nel senso ispirate ed espirate sempre dalla bocca, tipo parto, in maniera tale, ma non troppo, qualche istante, tipo una decina di respiri per scaricare un po' così anche la tensione. E allora lì pensate come se aveste davanti la persona e ponete, come dire, ecco, il vostro quesito. Se non avete un quesito, aprirtevi alla possibilità di ricevere una comunicazione, un messaggio oggi. Allora, intanto gli avvisi del canale, vi ricordo che il video è valido dal momento in cui voi lo guardate, non dal momento in cui io lo posto, finché sul canale è sempre valido. Vi ricordo che vale per tutti, sia per gli uomini che per le donne, sia che voi siete però che arcobaleno, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella se volete ricevere la notifica dei prossimi video, potete anche scegliere le notifiche personalizzate, magari ecco in base ai contenuti che trovate nell'home page del canale, perché ci sono tanti tipi di contenuti. Chi è per esempio interessato al solo percorso settimanale animico, diciamo, ecco, magari può desiderare di volere solamente quel tipo di video, chi vuole le Sibille, solo le Sibille, like, vi invito a mettere like, così non solo mi fate avere un feedback di gradimento, ma diciamo, ecco, in qualche modo, ecco, fate quella che è la vostra parte rispetto alle interazioni del canale, che sono utili anche alla sussistenza del canale dal punto di vista essere algoritmizzato, non dico in maniera efficientissima, ma neanche, come dire, ecco, con la prima che non puoi passare manca alla seconda, perché effettivamente, diciamo, ecco, almeno rispetto a quello che è il vostro gradimento, poi i like sono anche, diciamo, ecco, nella media, diciamo, penso che ci sono sempre le stesse persone che lasciano il like, no? Quindi, ecco, a voi non costa niente, però anche con lo scopo di far arrivare al canale nuove energie è necessario che voi interagite. Ora, non è che dico mi dovete ringraziare col super grazie, ma a voi un like, come dire, ecco, ripeto, non costa niente se il canale lo gradite. Potete pure mettere dislike se non lo gradite. È sempre un'interazione, eh? Allora, nei commenti fatemi sapere come vi risuona, mi raccomando, il linguaggio, le parolacce, andateci piano perché YouTube vi banna. Va bene, andiamo a vedere cosa c'è qui oggi. Mettiamo la musichetta, se la troviamo sta musichetta, perché molto spesso io parto, però poi dico, ma aspetta, la musica dov'era? Dov'era? Ok, penso di averla abbastanza a portata di mano oggi, eh? Potrebbe, maybe. Penso di sì, non mi vorrei sbagliare. Sì, ecco, trovato. Allora, c'è la pubblicità. Va bene, un secondo che stiamo partendo. Ah, ecco, mi arriva un messaggio, non avevo capito niente allora io. Va bene, avevo frainteso una settimana con un'altra. Maybe può succedere. Allora, eccoci qua, ci siamo arrivati, possiamo partire, scusate questi istanti. Spero che abbiate già in mente la persona per la quale volete delle risposte. Vediamo il vostro passato. Forse il volume è un po' alto. Vediamo il vostro passato. Ok, qui abbiamo la carta della speranza. Quindi
potrebbe significare che ci speravate o avete nutrito un qualche tipo di speranza che era proprio il motore trainante di questo sentimento, di quest'amore. Emotivamente siete stati coinvolti. Semmai ti passasse per la mente, che so, che magari questa persona non era sincera con te, o ti ha preso in giro, o magari aveva qualche secondo fine, stava con te solamente per il sesso, per dire no, o per altri motivi. In realtà l'idea era tutt'altra. Diciamo, ecco, l'idea era anche abbastanza ottimista, probabilmente anche troppo ottimista, perché poi credo che abbiate dovuto fare conti anche con la risoluzione di determinati problemi che pensavate potessero risolversi in tempi brevi e invece sono rimasti probabilmente irrisolti. Andiamo a vedere il presente. Fa capolino questa carta e la prendiamo. Al presente è la stessa identica cosa. Quello che ho appena detto, esce la stessa carta. Guardate un po', su due mazzi di carte andare a beccare più di 100 carte. La stessa carta, voglio dire, infatti vi dicevo, fa capolino. Attualmente, passato e ora è la stessa cosa. Questo significa, aggiungo solo un aspetto, che la verità è che c'è ancora questa speranza, che ancora ci sono questi problemi, che ancora c'è l'idea che magari possano risolversi in tempi brevi. Probabilmente invece ci sono delle lungaggini. Quindi sicuramente, ecco, tu sei ancora coinvolta nei confronti di questa persona e anche posso dirti, sicuramente anche questa persona è coinvolta nei tuoi confronti. Andiamo a vedere cosa senti tu per lui. Le mettiamo così le carte, dai, vediamo quello che senti tu per lui e cosa sente questa persona per te. Aspetta, devo controllare l'inquadratura perché non vorrei che magari, ecco, metto le carte in maniera tale che non si vede niente. Allora, cosa senti tu per questa persona? Ah, ok, aspetta, tiro fuori anche la sua carta, dai. Escono più carte riguardante questa persona. Diamo spazio a tutte queste carte, perché comunque voglio dire, tu anche vorrai sapere, giusto? E quindi le facciamo parlare. Allora, cosa si vede da parte tua rispetto al tuo sentire? Guarda, sicuramente la Gran Consolazione è una carta di chi, diciamo, ecco, sogni questa persona, non è che ti stai dando da fare, quello no, sembra che tu non stia facendo niente. La Gran Consolazione è come la carta di quando uno sogna una fortuna, no? È come se tu in questa persona ci hai visto un qualcosa di speciale, no? Ma non è legato nemmeno al fatto che lui chissà che cosa facesse per te o che cavolo di sentimenti provasse per te. Quando arriva questa carta, non è quello lì. Potrebbe anche significare che quello che senti tu per lui attualmente è che ti sei fatta tutto un film, castelli per aria, probabilmente pensavi di avere trovato la persona giusta. Aspettate che il mio gatto sta per fare un pasticcio. Il mio gatto passa praticamente ad ispezione ogni centimetro della casa. Aspettate, scusate. No, stai fermo lì, non ti muovere. Ok. Va bene, ora puoi continuare. Scusate, stava per buttare giù qualcosa. Vi dicevo, scusatemi, parlavamo di questa Gran Consolazione, quindi potrebbe anche significare che tu cosa senti per lui? Ma sai, un'illusione di un conforto, di avere trovato una persona simile a te o stimolante o diversa da te, diciamo, ecco, con tante sfaccettature, diciamo almeno tre, l'idea, ma infatti parlo di un'idea più che di una realtà,
che era finalmente la persona che ho tanto atteso. Sembra che tante cose li hai un po', hai fatto delle proiezioni su questa persona più che il sentire, come se quel sentire, diciamo, ecco, non era allineato alla realtà che stavi vivendo insieme a questa persona, perché magari, ecco, non perché sei scema, attenzione, perché magari a volte il partner ti confonde, è poco chiaro, potrebbe essere ambiguo. Infatti, cosa si vede qui? Cosa sente questa persona per te? Guarda, direi questa lasciamola per ultima. Abbiamo la carta dell'amica, sicuramente sente per te una benevolenza, un senso di amicizia. La carta dell'amica è sicuramente una carta bella. Sono molto belle le sibille perché danno tante sfumature, tanti dettagli, un po' più diciamo prêt-à-porter rispetto ai tarocchi che hanno più un allineamento più vicino invece all'aspetto evolutivo e anche di destino, no? Quando arriva la carta dell'amica, fate conto che significa che una persona che ti vede come qualcuno che è disposta ad ascoltare, a sostenerlo, che gli dà consigli, che ha avuto un atteggiamento di complicità. Quindi questi aspetti con te, voglio dire, li dà per buoni. Quindi sicuramente queste cose, che non significa che prova amicizia, quindi che sente una certa empatia, una certa complicità. Ti sento a volte diverso dal tuo sentire, che invece è più illusorio. Cosa prova per te? Abbiamo qui la carta della disgrazia, però questa è una carta che è uscita sotto sopra. Diciamo al momento, se c'è stato un momento di disorientamento tra voi due, questa persona ad oggi non ne fa più un dramma. Questa persona sicuramente non è crollata, non ha avuto un esaurimento, sicuramente sa di avere commesso degli errori, ma potrebbe anche significare che ha fatto a te la tara come se tu avessi fatto tutta una serie di errori o avessi avuto nei suoi riguardi una serie di comportamenti scorretti, e pensa che in qualche modo sente che non siete adatti per stare assieme. Si tratterebbe di questo fondamentalmente, quindi non è disorientata su questo, sembra che abbia le idee chiare. La conversazione significa che può anche significare che le situazioni riguardo al cosa prova per te, sono state oggetto di chiacchiere, oggetto di discussione probabilmente con altre persone, ma non con te. Queste persone più che altro hanno ascoltato, quindi non sono persone che hanno giudicato, sicuramente non hanno giudicato te, ma hanno solamente, come dire, ecco, ascoltato. O possono anche essere persone che hanno dato delle notizie, per cui in riferimento a queste notizie questa persona ad oggi sente queste cose. Questa è anche un'altra carta che dice fondamentalmente cosa? L'amante, no? O amatrice, in altri mazzi di carte si chiama. Ma la matrice, dovete avere chiaro, non è questo personaggio qui. Chi ama? È lì nella foto che uno sta guardando e dice: ah, questa persona effettivamente mi ha dimostrato questo, 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 questo e quello, ma tutti dicono che mi vuole bene, tutti dicono che si vede. Infatti da noi si dice così: amori, bizzi e denari non si possono ammucciare, cioè significa l'amore, la bellezza e il denaro non si possono nascondere. Se c'è l'amore si vede, anche quando non c'è l'amore si vede, quando c'è la bellezza non si può nascondere, anche quella si vede, quando c'è il denaro si vede anche perché uno lo spende, no? Rispetto appunto a questa matrice, quindi evidentemente anche questa persona non dubita del fatto che da parte tua i sentimenti ci fossero, c'erano o probabilmente ci sono ancora tutt'oggi. Però è anche una persona che si interroga sulla sufficienza dei propri sentimenti, cioè, come dire, io ho abbastanza amore da mettere in questa relazione, ne ho amore da dare. Sento delle cose, posso ricambiare. È una persona che si interroga a dire la verità, questo è quello che sente. Quindi che cosa sente? Sente che non ha abbastanza, non è abbastanza, sì, è coinvolta emotivamente, ma non abbastanza. Non abbastanza, questo deve essere chiaro. Va bene, vediamo cosa funziona tra voi due.
anche se state assieme o non state più assieme, vediamo un po' che cosa funziona e invece che cosa non funziona. Ok, cosa funziona? Quel senso del dovere probabilmente dalla parte tua giusto giusto viene, quindi la donna maritata è quella che mette anche da parte la propria emotività, determinate pretese per fare, come si suol dire, con la cosa giusta, neanche per se stesso, diciamo, ecco, per il più, per un senso di dovere, per un senso è giusto fare così. Quindi questa cosa, come dire, ecco, funziona, no? Una certa rispettabilità, tutto sommato, un certo rispetto, senza parlare troppo di sentimentalismi, di queste cose. Vediamo invece che cosa non funziona, gli ostacoli, i deliranti. Questa infatti sta dalla parte sua. I deliranti sono i cattivi consigli o cattivi consiglieri. Quindi non si tratta di queste persone. Si tratta che questa persona potrebbe avere anche brutte compagnie, persone che lo portano in una brutta strada, persone che con i loro atteggiamenti, però voglio dire, non è colpa degli altri. Se io ci voglio stare, costi due, e la scelta è la mia, come dire, no? Quindi in qualche modo è una persona che ha delle compagnie con la quale va, come dire, a ubriacarsi, a fare delle cose, a divertirsi, diciamo, ecco, per svuotare la mente e non pensare a niente. Il delirante, il delirio è anche un atteggiamento psicotico, cioè il non essere presente a se stessi rispetto a quello che è il menage della sua vita. Però è anche vero che ti voglio fare notare questa differenza rispetto invece al sentire, sei tu che non avevi questa connessione con la realtà, ti sembrava di essere alla luce invece stava al buio. Allora, karmicamente cosa vi lega? Karmicamente cosa vi lega? Allora, ci sono queste carte che arrivano qui sul karma. Intanto questa cosa legata ancora una volta al supporto, quindi è il pensiero. Invece è una carta di, potremmo dire, di strategia. È quando una persona deve prendere delle decisioni e ci pensa, diciamo, no? Pensa, mi conviene fare in questo modo, non mi conviene fare in questo modo, quali possono essere le conseguenze. Il riflettere prima di agire. È come se, siccome l'amica è colui che dice sì, parlane con me, cosa vi lega karmicamente? Avevamo visto quella complicità che lui infatti in te ha apprezzato rispetto a questo ruolo di amicizia, quindi che probabilmente è molto più di quell'amore che ti fa buttare ecco nel fuoco. Forse qua avete scambiato probabilmente ecco quello che c'era tra voi due, può darsi che eravate amici e volevate provare a far nascere qualcos'altro, no? Quindi il dare consigli, quella complicità, ascoltare, aiutare, supportare, sostenere, ed essere in qualche modo anche la testa che pensa quando uno è confuso, quindi l'altra persona, ok? O la persona che agisce quando tu non sai cosa fare, potremmo dire in questo modo, potremmo definirlo un po' così. Vediamo un po' che ruolo ha lui nella tua vita. Che ruolo questa persona ha nella tua vita? Aveva. Oh, dispiacere. Non è che sia un ruolo meraviglioso, eh? Cioè, voglio dire, la carta del dispiacere sono notizie, come dire, ecco, che procurano anche rabbia. Questa persona ha il ruolo nella tua vita di farti capire che sei anche tu umana, che ti arrabbi, che ti dispiace a connetterti con le tue emozioni negative, che probabilmente per un retaggio culturale, per tante motivazioni che adesso non stiamo qua a snocciolare, probabilmente tendevi a soffocare, a negare anche a te stessa. Quando provi una, perché dici, ma io sono una persona elegante, non mi metto a fare bordelli, eccetera, eccetera. Magari, ecco, karmicamente, come dire, ecco, il ruolo di questa persona nella tua vita è quella di
fare vedere che non sei di ghiaccio, come si suol dire, no? Anche farti venire fuori tutta questa emotività, imparare a processare le emozioni con anche le azioni allineate e corrette o a quell'emozione che si prova, per esempio la rabbia, il dispiacere, oppure anche rispetto a poi tutto questo io lo devo drenare, devo andare avanti, non devo rimanere in quel nucleo di morte. Vediamo come la vede questa persona. Come la vede questa persona la situazione tra voi due attualmente? Come la vede? Ok, abbiamo la consolante sorpresa. Vediamo anche come la vedi tu. Vediamo come la vedi tu. Ah, tu la vedi ormai in tanti modi, eh? Guarda un po'. La gran consolazione, la vecchia signora, il viaggio, la casa e i denari. Pensa tu, pensa tu. Aspettate che sposto l'inquadratura, La tua visione della cosa. Intanto sei un po' sulla difensiva o sai che comunque in qualche modo non ti offre garanzie né di intimità né di sicurezza, per cui tu senti di poter fare in modo che questa persona faccia parte della tua vita. C'è anche la carta dei denari, significa che, diciamo, come la vedi tu, questa persona secondo te era interessata più che a te alle possibilità di sistemazione, per qualcuno può significare, come dire, che questa persona veramente voleva approfittarsi da un punto tale da farsi mantenere da te praticamente, no? Per altre persone semplicemente magari, ecco, qualcuno che se tu non avessi determinati requisiti economici, letteralmente come quando uno ha una sorta di ISEE sentimentale o un reddito minimo, no? Per accedere al beneficio, quindi non sotto una certa soglia ma sopra una certa soglia, probabilmente questa persona tu ritieni non si sarebbe interessata a te, quindi al di sotto di certi standard suoi, che non significa che lui portasse altrettanto, significa come minimo, diciamo, ecco, che per questa persona stare con te comunque era un vantaggio. Uno, come dire, che a te non ti manca niente, sicuramente, ecco, se fossi stata una casalinga, come dire, ecco, con tre figli, che va, come dire, ecco, a fare la badante, sicuramente con te non ti sarebbe messo, no? Come la vedi tu con la gran consolazione? Ancora ci sono quegli aspetti un po' illusori, no? Che insistono. Ma si vede anche che hai comunque, ecco, fatto tesoro di questa esperienza, stai facendo tesoro di questa esperienza, come dire, ecco, fa curriculum, potremmo dire, o fa saggezza. Più che fa curriculum, direi, ti fa saggia, ti sta facendo saggia questa storia, perché comunque illusioni o non illusioni, aspettative, manifestare, chiamalo come vuoi, poi fondamentalmente si vede che tu sei con i piedi per terra. Alla fine si vede che sei con i piedi per terra. Abbiamo la carta del viaggio, come la vedi tu? Questa storia ti ha cambiata. Questa storia, in tutti i casi, mentre l'hai vissuta, mentre la vivi, o anche mentre, io non so se state assieme, non l'ho chiesto, ma anche per il futuro, quindi sia che starete assieme, sia che ognuno prenderà la propria strada, comporta o ha sempre comportato un certo dinamismo legato al cambiamento. Quindi una trasformazione necessaria che prima poteva essere un adattarsi, sperando che magari l'altro cambi, invece è andata a finire che sei cambiata tu, su tante cose sei cambiata tu. Che non è per forza un peggio se la situazione ovviamente, ecco, richiedeva un cambiamento che è un cambiamento evolutivo, un trasformarsi per evolvere anziché rimanere ingessati. Non tanto per la relazione ma quanto dal punto di vista umano, ok? Perché era come se per degli aspetti, dice, come la vedi tu? Io effettivamente, dice, dormivo con la bavetta alla bocca perché magari su certe cose non ci avevo nemmeno mai pensato. Lui con questa consolante sorpresa
Beh, posso dirti sicuramente che abbiamo a che fare con una persona che la vede come uno che si merita, una persona come te, e se possibile, perché no? Anche di più, anche di meglio. Andiamo a vedere le tue intenzioni, le sue intenzioni. Le tue intenzioni. Qua abbiamo il bambino. Vediamo le sue intenzioni. Ah, ok. Interessante. Direi di partire da lui. Le intenzioni di lui. Diciamo che sicuramente questa persona, se tu abbassi la guardia, le intenzioni sue sono un po' predatorie, te lo dico, eh. Sono predatorie, assolutissimamente predatorie. Non è uno, come dire, ecco, che va a fare una rapina con scasso, ma è una persona che magari se ne può approfittare con la scusa dei sentimenti, magari che tu sei una persona buona, d'animo buono. Abbiamo qua da parte tua invece il bambino. Magari, ecco, significa una certa ingenuità. Quindi le tue intenzioni, la verità è che tu di intenzioni non ne hai. Si potrebbe dire sotto questo profilo che non ci sono delle vere e proprie intenzioni da parte tua. Il bambino è uno che è immaturo, è qualcuno che ha bisogno di cure. Scusate, cosa è successo? Beh, purtroppo si sono messe un po' le cose, diciamo, un po' malamente, nel senso che va e viene la corrente, quindi non ho capito, è appena ritornata, però va e viene in continuazione, quindi mi avvio, mi dispiace un po' per accelerare i tempi di questo video, perché non vorrei rimanere un po' appiedata anche con il frigorifero, insomma, con tutte le situazioni che possono avere a che fare con la vita normale, ecco, di tutti i giorni. Perché un attimino volevo anche capire come mai continuamente questa interruzione di energia, un minuto sì, un minuto no, significa che andiamo a mezzo regime, significa dire alle persone spegnete tutto, perché se non spegnete tutto, qua, come dire, ecco, il contatore cittadino non tiene. Allora, dicevo, come parlavamo del bambino, ossia le tue intenzioni. Beh, le tue intenzioni, come ti dicevo, non è che tu hai intenzioni vere e proprie. Il bambino, oltre all'aspetto dell'immaturità, e questo probabilmente è un tuo errore, quindi non avere chiare quelle che sono le tue intenzioni, o aver manifestato molto chiaramente anche a te stessa le intenzioni rispetto a una ex relazione, come dire, stiamo a vedere, ma che stai a vedere? Perché ci stai con questa persona? A che scopo? Se ci stai solamente, te lo devi dire immediatamente, perché ci sto con questo qua per vedere, per compagnia? Perché voglio un futuro assieme, allora in base a quello ti comporti con una certa coerenza, altrimenti anche tu puoi dare dei segnali, come dire, ecco, di intermittenza. Le intenzioni, come dire, ecco, del bambino, in realtà quali possono essere, a parte gli aspetti legati all'ingenuità, all'immaturità? Cioè, fidarsi degli altri, cioè tu ti fidi della relazione senza mettere i puntini sulle i, non li metti con te e di conseguenza non li metti manco con gli altri. Quindi quella persona in qualche modo trova un posto, come dire, ecco, senza gli infissi, entra, esce come gli pare, no? Senza cancelli, senza nessuno che gli dice dove stai andando. Allora, vediamo un po' le influenze esterne, che non significa che ci debbano essere, potrebbero esserci oppure no. Vediamo un po' se ci sono delle influenze esterne. Che in un certo senso erano queste qui, a parte questa persona comunque ha una sua idea. Abbiamo la costanza. Vediamo se ci sono dei segreti o delle cose che tu non vedi.
Ok, sì, probabile che tu questa cosa magari ecco, effettivamente non la vedi. Allora, la costanza da parte di questa persona, e qui c'è il mercante, dice di una persona che in un certo senso ha affrontato tante cose, sicuramente ecco, nella sua vita, però probabilmente ha una sorta di chiodo fisso. Un po' uno spirito libero, fondamentalmente è quella la sua cifra principale, potrebbe anche significare questo, no? Cioè, forse quello che lui vuole veramente è la tara tra quello che ha sempre fatto, per differenza rispetto a quello che dice di voler fare, ok? Quindi quello ti darà il risultato, di fondamentalmente di che cosa lo influenza davvero, no? La cosa sulla quale è stato più costante, più ferrato, no? Esempio, se è una persona che nella vita è stata per la maggior parte single, oppure essendo per esempio sposato, fidanzato, magari stava per la maggior parte del tempo ecco da solo, non dico che deve vivere in simbiosi, ma comunque con una certa interazione amorosa, no? Ecco, la tara sarebbe quella lì, rispetto a lo status scelto, come l'ha gestito, per differenza è quello lì, un po' l'aspetto che lo influenza più di tutto. Quello che tu non vedi. Qui abbiamo il mercante, la trattativa. Probabilmente potrebbe essere una trattativa impari, perché qua abbiamo una persona che tende un po' anche a fare conti. Non è una persona di sentimento o sentimentale. Essere una persona, per esempio, anche emotiva non significa essere una persona sentimentale. Quindi, sicuramente questa non è una persona che verrà da te. Non è una persona che, come dire, ecco, noleggia una barca per andare a vendere queste merci, diciamo, ecco, alle navi che ancora non hanno attraccato. Non è uno che si sbatte. Ok? Anzi, è uno proprio che se la tira, come dire, ecco, se capita bene, se non capita anche niente, mi riporto tutto a casa. Mi sono fatto anche l'idea che rimarrò tutta la vita single, che nessuno mi capisce, magari a volte anche se vittimizza tale perché non capiscono il valore delle mie merci, io non intendo svendermi. Vediamo un po' il futuro o la conclusione. Allora. Oh, guarda, cioè non so se ci avevi fatto caso, c'era questa carta girata, io mi sono detta, dico no, vabbè, cerchiamola la carta che deve uscire. Pesco una carta a caso ed esce proprio ancora la stessa carta. Quindi, a dire la verità, qua abbiamo delle notizie, questa è una carta di notizie importanti ma anche inaspettate. Quindi, qual è il futuro? Può accadere qualcosa di importante tra voi due? Ma sarebbe un importante, come dire, ecco, che non dico un colpo di scena, ma sicuramente quando non te l'aspetti più. Quindi, in un certo senso, è come se la carta ti dicesse: prima te ne fai una ragione, prima perdoni, prima cominci ad andare avanti e prima magari le cose possono accadere. Qui si vede proprio questo. Che magari ecco nel corso della vostra frequentazione, questa non è l'ultima parola definitiva, capiamoci. Cioè, per ora le cose stanno così. Poi, sai, le cose possono anche decantare dopo un periodo di tempo, da parte tua possono cambiare anche le energie, giusto? Cioè, se tu adesso valuti che anche da parte tua possono cambiare queste energie rispetto, per esempio, alla negoziazione, questo aspetto nella quale ti senti chiusa, questa trasformazione, la saggezza, l'aspetto delle illusioni, i dispiaceri, dice ma perché? E poi anche, come dire, ecco, questo senso di accoglienza, quasi a dare le cose un po' per scontate col senso del dovere, l'educazione, no? E poi rispetto al bambino ingenuo che si fida di tutti, anche lì non ti devi fidare, devi anche tu andare nella direzione di una negoziazione senza fidarti, e dice no. Magari se rischiamo, rischiamo entrambi, io fiducia non ne do più a nessuno, senza avere niente, senza avere nessuna garanzia, ok? Quindi magari forse il tuo cambiamento di energie deve anche passare nella direzione di chi voglio delle garanzie, ma per chiunque,
Perché questa storia ti dà saggezza, ti fa evolvere, ti ha fatto evolvere. Quindi non è che tu devi trovare una persona migliore di lui, devi migliorare te. Perché evidentemente è importante che per non pigliare, come dire, con una cassetta di pesce dove all'interno non c'è pesce, ma c'è, questo è il mio acquario che riparte, ma c'è, e ci sono pietre, è chiaro che devi capire a fronte dei soldi che stai dando. La cassetta prima di prendere la scatola chiusa, cosa ci sta di dentro, no? Quindi anche tu devi, ripeto, avere più oculatezza, più essere anche più scaltra, sicuramente con questa persona, perché è uno che se ne può approfittare, è uno che, come dire, ecco, te lo fa capire con le cattive che ti devi svegliare, che ti deve dare una mossa, che non puoi vivere più come questa persona della gran consolazione nel tuo mondo dei sogni, fatato di unicorni e fatine. Non è possibile. Va bene, quindi prima di tutto a te quello che ti interessa sapere da questa lettura è proprio questo aspetto qua, che ti devi un attimino dare una, come dire, ecco, un certo buonismo, deve essere eliminato, un certo anche perbenismo, anche. Cioè non si tratta di non essere persone per bene, ma di non voler esserlo a tutti i costi, soprattutto a un certo costo. Al costo della tua sofferenza e dei tuoi dispiaceri, anche no. Che non significa che diventi una brutta persona, significa che diventi una persona che sa porre dei limiti, che sa difendersi bene, che non offre i suoi sentimenti se una persona non ti ricambia con una mano dà, una mano prende con la stessa reciprocità, non ne vale neanche la pena. Ecco perché bisogna che tu ti fissi chiari anche gli scopi del frequentare una persona, dell'avere una relazione, che non ti deve sembrare male, ma ti deve sembrare semplicemente che tu ti dai un indirizzo, ok? Come quando uno si compra un vestito per andare a matrimonio. Cioè, quindi io con questa persona dove vado? A matrimonio o semplicemente a farmi mezz'oretta di jogging oppure ci voglio stare tutta la vita? Questo lo devi avere chiaro, se per andare a ballare o se per tutta la vita. Va bene, io resterei qui con questo video. Se sentite che questa stesa vi può risuonare, vi fa venire in mente dubbi e situazioni e cose che sentite di voler indagare per quella che è la vostra vita, tenete in considerazione l'idea, non dico di andarla a fare, ma magari ecco, pensateci un attimo di fare un consulto personale per voi, ok? Io ho messo a battesimo tante persone che non avevano mai fatto un consulto personale nella loro vita. Ed è stata una bella esperienza per queste persone, sono rimaste molto contente. Andiamo con i nostri mantra: la vita ti ama, ma la vita vi amo anch'io. Baci a tutti voi, grazie per avermi seguita. Ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami. Oponopono incessante per il nostro gemello. Grazie, universo, perché mi dà esattamente ciò che credo di meritare. La gratitudine è la chiave dei miracoli. Noi abbiamo anche. E mi sa che si è fermata ancora una volta, si è fermata la luce. Dicevamo cosa? Beh sì, perché questa cosa mi turba e non poco, anche perché per i consulti mi serve la luce, mi serve l'energia elettrica. Sì, poi abbiamo anche questi mantra. Ossia, mi do il permesso di accettare le mie imperfezioni, che non significa non cambio, significa mi perfeziono, non sono perfetto e non devo esserlo. Pur non essendo perfetto, non significa che non mi devo migliorare, anche questo. Mi amo e mi accetto per quello che sono e anche per quello che posso essere, la versione migliore di me, sono abbastanza e sono degno. Oggi potremmo dire forse queste cose vanno in contraddizione, ma semplicemente io ve le voglio anche stimolare, ecco perché ho voluto anche pescare questi mantra, va bene? Poi c'era quel mantra della fila di tradimento, oggi magari lo skippiamo, lo vediamo un altro giorno, per chi mi segue sa di che cosa sto parlando. Aspetto i vostri like, sostenete il canale, fatemi sapere come mettono le nostre energie o attraverso i like, con i super grazie o commentando o tutte e tre le cose le potete fare o due sì o no, come preferite voi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Grazie ancora. Un bacio. Ciao, vi voglio bene.